Ciao! Oggi parliamo dell'importanza dell'amore come difesa per se stessi. Mi spiego. La domanda che dovresti farti in questo momento è: chi sono io veramente? Chi sono io al netto delle mie capacità, dei miei averi, delle persone che mi circondano, della vita che vivo, del lavoro che faccio, della macchina che guido e dei vestiti che indosso? Se mi trovassi di punto in bianco nudo davanti a una spiaggia, davanti a un mare incredibile, nudo, con un paio di slip, come se tu fossi al mare. Se non ci fosse un orologio, un cellulare, uno status symbol, un modo di vivere che mi identifica, chi sarei io? Se mi trovassi su un'isola deserta senza nulla, io chi sarei? Chi è l'anima della persona con cui io mi relaziono ogni giorno, cioè la mia? Questa domanda è una domanda molto importante perché spesse volte noi ci condizioniamo e mi viene da dire, ci raccontiamo che facciamo parte di una società in maniera totale, nel senso che ci fidanziamo con la donna perfetta per la nostra famiglia, ci sposiamo con l'uomo adatto a fare un figlio. Facciamo il lavoro che i nostri genitori si aspettavano che facessimo, compriamo la macchina più di moda nella società in cui siamo, oppure compriamo l'orologio per dimostrare che facciamo parte di un certo status, ci vestiamo in un certo modo perché in quel modo sappiamo che la gente ci apprezzerà. Abbiamo i social, facciamo le foto per postarle, per avere i like. Ma se tutto ciò non esistesse, noi chi saremmo? Chi è la persona alla quale ti relazioni ogni giorno? Quella persona che la mattina trucchi o a cui fai la barba, che non guardi mai negli occhi per davvero e forse non ti chiedi nemmeno veramente chi è. Ora ti farai la domanda, ma che domanda è questa? Perché mi sta facendo questa domanda? Sta qua. Perché proprio attraverso la risposta a questa domanda tu capirai cos'è che ti serve per essere veramente felice. Se tu scopri profondamente chi sei, i tuoi bisogni, le tue necessità, le tue dipendenze, le tue fragilità, non puoi fare altro che sapere veramente che cosa ti serve per stare bene. Spesse volte, e questo è il motivo per cui ti ho fatto questa domanda, noi ci poniamo in condizioni di vivere a prescindere dalle nostre reali necessità. Mi spiego. Spesse volte noi cerchiamo nell'amore dell'altro la soddisfazione per noi stessi. Questa cosa è un po' come la regola che dico sempre: bisogna prima amarsi per poi amare. Purtroppo condiziona talmente tanto il nostro modus operandi che finiamo a non avere il coraggio di cambiare per la paura di cambiare. Per cui nel libro, questo libro che ho scritto con Walter, che adesso non ho a portata di mano, che si chiama Cambiare consapevolmente si può, si parte proprio da questo. Cioè, noi, io, chi sono? Tu, chi sei? Perché alla fine la tua vita ha preso questa piega e non un'altra? Da cosa è nato questo bivio che ti ha spostato verso la destra piuttosto che verso la sinistra? Da una tua reale necessità o forse da un qualcosa che dall'esterno ti è stato indotto o qualcosa che veniva si aspettavano da te? Questo modo di fare ciò che loro si aspettano da te è diventato il tuo modo di vivere, ciò che loro si aspettano da te è il mio modo di comportarmi ed è qui che tu crolli, è qui che tu entri in crisi nel cambiare un lavoro, nello scegliere uno sport, nello scegliere un'università, nello scegliere una fidanzata, nello sposarti o non sposarti, nel fare o non fare un figlio. È l'aspettativa dell'altro che ti ha condizionato fino ad oggi. E non è che ti dico che devi essere completamente scivolo da questo, quindi farti scivolare addosso ogni esigenza degli altri, ma prima di tutto devi capire chi sei. E non è così semplice come sembra, anzi, al contrario, perché è una delle domande che tutti noi evitiamo giornalmente 365 giorni all'anno, perché sapere chi siamo ci mette davanti alle reali difficoltà che abbiamo di ammettere che la motivazione per cui siamo dove siamo, siamo noi. Che nel caso tutto vada bene è una cosa bella, ma nel caso va male, ovviamente rimane sempre colpa nostra o motivo nostro, il motivo per cui siamo lì. Il mental coaching insegna esattamente questo, insegna a comprendere quali sono i nostri reali obiettivi, attraverso i quali
raggiungere la vera felicità, dove la vera felicità non è necessariamente la felicità degli altri. Ci sono persone, magari che con un colpo di testa, hanno buttato all'aria tutta la loro vita pur di fare un cambiamento filosofico, personale così importante da non essere compresi. Sono stati presi in giro per anni da persone per arrivare poi invece a capire che di quelle persone, di quello che pensavano quelle persone là, non gliene fregava meno di niente. Di quante persone si sente dire che lasciano aziende plurimilionarie oppure con contratti da centinaia di mila euro all'anno per andare a vivere su una barca, a fare il giro del mondo, comprarsi una casetta e stare isolati per sempre a fare la calza? E quante persone sono giudicate per questo? Ma la realtà è che quelle persone sono felici così. Hanno fatto una scelta coraggiosa, cioè sono andati contro ciò che la società si aspetta da loro. La società si aspetta da noi che siamo come gli altri e spesse volte essere come gli altri non ci rende felici, per cui questo ti condiziona anche uno status di vita, una storia, una relazione tossica, un'amicizia tossica, un lavoro che potrebbe diventare un lavoro tossico. Per cui alla base di tutto questo, che cosa c'è se non la tua consapevolezza? Cambiare consapevolmente si può, è il titolo di questo libro, perché cambiare consapevolmente è la cosa più bella che possa succederti, in quanto preclude il fatto che gli altri frenino la tua libertà. Se tu hai la consapevolezza di chi sei davvero, e quindi hai veramente consapevolezza del fatto che quell'uomo è l'uomo per te, indipendentemente dai suoi difetti, o che quel lavoro è il lavoro per te, indipendentemente che sia New York, o che la persona che vivi non sia la persona per te, nonostante tutti ti dicano che deve essere la persona per te, questa realtà ti rende libero. Così come ti rende libero la consapevolezza di voler essere una persona felice. Per essere felici, scusate, c'è Margot che si sta muovendo, non so cosa sta facendo. Per essere felici bisogna essere prima di tutto noi stessi, cioè accettare quella parte di noi che ci permette di essere veramente noi e non, scusate, c'è un attimo di lotta con Margot, e non quello che gli altri vogliono da noi. Spesse volte, se ci pensate, io parlo spesso di narcisismo patologico, ma in una relazione tossica, voi vi siete abbassati a essere ciò che non eravate. Vi siete fatti condizionare da un uomo, da una donna che volevano da voi cose diverse da quello che voi siete, da una manipolazione. Ecco, io vorrei da voi che smetteste di permettere agli altri di farvi del male. Iniziate ad amare voi stessi per ciò che siete, anche nei vostri limiti. E soprattutto difendete i vostri limiti e le vostre virtù. Scegliete il vostro gruppo di pari. Sono due regole fondamentali per vivere bene. Per scegliere una nuova vita dovete appoggiarvi su dei pilastri forti, l'amore su voi stessi e il rispetto per voi stessi. Quando avete queste due cose, tutto il resto arriva da solo, perché il vostro modo di vedere le cose in maniera inequivocabile cambierà. E invece di guardare lo specchio con occhi magari offuscati la vostra immagine, vedrete chi siete davvero. Uno degli esercizi da fare, che viene dalla tecnica di teatro, che ho fatto tantissimi anni fa, è mettersi davanti a uno specchio, soprattutto quando avete un attacco di panico o quando non sapete che cosa volete, e guardarvi profondamente in faccia. Guardarvi fino a quando tutti i vostri bordi non spariscono e non riuscite a vedere altro che i vostri occhi. In quel momento, quando riuscirete a fissarvi senza vergognarvi, ma con quella profondità, cercando veramente voi stessi, in quello specchio, soltanto dove siete con voi stessi, in quel momento là, in quell'attimo di panico che vi verrà, troverete una risposta a chi siete. Cercate di farlo spesso questo esercizio, che non fa male a nessuno. Fatelo in silenzio mentre siete da soli. Magari una o due volte al giorno, anche 2 o 3 minuti, basta. Arriverete a un punto in cui smetterete di mentire a voi stessi, perché guardandovi negli occhi vi leggerete veramente dentro. Questo è un esercizio da fare ed è importante da fare. Provate a farlo, ok? E poi ci vediamo qua. Intanto cercate di conoscere chi siete, quindi accettate voi stessi amandovi e rispettate la persona che trovate dietro quegli occhi. Permettete a voi stessi di dire basta alle relazioni tossiche, alle persone tossiche, ai lavori tossici e a tutto ciò che non vi permette di essere la versione migliore di voi. Questa è una frase che mi sono scritta tanti anni fa. Dai modo a te stessa di essere la versione migliore di te. Questo è l'obiettivo. Buona giornata a tutti. Se avete bisogno di me,
andate sulla pagina Guarire dal narcisista patologico, io scelgo me, o sulle mail guarire dal narcisista patologico @gmail.com, oppure potete scrivere andando sul mio sito www.serenafumaria.com e trovare le mail alla quale risponderò. Un abbraccio a tutti, ciao!